Gli allievi dell'Antonino Chef Academy si stanno radunando in Aula Magna per assistere alla sfida che stabilirà chi ha le carte in regola per restare in Accademia. Facciamo un bel test, orale pratico, i migliori due restano e gli altri due vanno a casa. Avete 40 minuti di tempo per preparare un piatto di vostra invenzione con la guaglia. Veniamo adesso agli assaggi. Aglioni, vieni tu. Sì. La cottura va bene? Sì. Va bene. Ferretti. Più interessante mangiarlo che vederlo. La cottura è un po' passata, nel sì, petto. Certo. Una coscetta cotta bene. Su questo posso essere abbastanza soddisfatto. Allora, impiattato molto bene. Aglioni! Sì, chef. Sei promosso. Nizzi, mi dispiace, sei bocciato. D'accordo, chef. Gambarelli e Ferretti, siete rimasti in due. Siete promossi tutti e due. I legumi. I legumi sono stati una fonte di proteine per chi non si poteva permettere la carne. La lezione prosegue con una dimostrazione di come lo chef sia riuscito ad utilizzare i legumi in modo innovativo, creando una delle sue più celebri ricette. Modo nuovo di vedere una pasta e fagioli. Sulla vostra postazione c'è un cestino. Dentro ci sono gli ingredienti utili alla vostra prova. Vi do un'ora di tempo. Passiamo all'assaggio. Gambarelli, vieni tu, dai. Secondo me è un buon piatto. Ti do 6. Grazie, chef. Guidetti. Sì, chef. Con chi stai parlando? Niente, chef, sto pensando. Pensa ad alta voce, chef. Qual è il pensiero, scusa? Che non sono soddisfatto del piatto, chef. E allora tu questo piatto quando gli daresti? 4. 4? Ti accontento? Ma faglielo assaggiare. No, no, io sono deluso dal mio piatto. Cioè, secondo me devi un po' più valorizzare quello che fai te. Va bene, chef. Capisco la sufficienza, oggi non te la posso dare. Va bene, chef. Ti do un bel... 5. Bravo. Fischi, vieni. Il classico piatto da 6. Capisco e Guidetti. Voi due restate qua con Simone. Ci vediamo domani. Fischi, come andiamo? Non rompermi i coglioni, per favore. Sono già nervoso. Permalosino. Con il nuovo giorno, la classe dell'Antonino Chef Academy si è messa in viaggio per raggiungere il luogo che la ospiterà per il test fuori sede di oggi. Lo chef ha scelto di portare i suoi allievi a Chioggia. Benvenuti a Chioggia. Grazie. Grazie, chef. Il foraging è l'arte di raccogliere, senza danneggiare l'ambiente, gli elementi che servono alla nutrizione. Per questo ho coinvolto una vecchia conoscenza dell'Accademia, Valeria Margherita Mosca. Valeria Mosca inizia la sua lezione illustrando ai ragazzi le erbe spontanee e tipiche della zona, spiegando le caratteristiche organolettiche di ognuna e gli habitat naturali in cui si possono trovare. Allora facciamo le squadre. La prima squadra è composta da Gambarelli, Guidetti, Fischi, sì, chef. Cafiso e Rocco. Sì, chef. In questo test l'obiettivo è quello di trovare le erbe spontanee per preparare ogni squadra due piatti a base di pesce. Andiamo. La celebre spiaggia di Rosolina a Mare, un'ampia distesa di sabbia immersa nel parco del Delta del Po. I ragazzi hanno a disposizione un kit che comprende un vademecum con le informazioni sulle specie da raccogliere e una mappa nella quale sono indicati i punti autorizzati alla raccolta. Le due squadre hanno trovato tutti gli ingredienti che serviranno per la preparazione dei piatti e ora non resta che decidere come utilizzarli.
Effetto personale. Bravi. Raga, sono troppo contenta. Non ce la facciamo. Mi hai fatto dei piatti della Madonna, raga. Sì, oggi sì. Il percorso in accademia si sta avvicinando al giro di boa, ma le difficoltà incontrate lungo la strada preoccupano i ragazzi. Solo l'intervento di chi li conosce bene potrebbe far ritrovare agli allievi la giusta concentrazione per affrontare il test di approfondimento di oggi. Buongiorno. 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 Ciao chef. Buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao, come va Lorenzo? Bene, 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 grazie, contentissimo. Lorenzo, ci racconti un po' la tua scelta? Sono cuoco di terza generazione, nato all'interno della trattoria di famiglia. Dopo un excursus in Italia sono partito per l'estero, quindi io avevo 20 anni. Sono andato in Australia a lavorare a Melbourne e da lì ho iniziato a fare un percorso internazionale molto importante lavorando nei migliori ristoranti al mondo. Lorenzo, che ricetta fai? Baccalà alla vicentina alla mia maniera. La ricetta tradizionale del baccalà alla vicentina prevede come accompagnamento la classica polenta di mais e anche oggi lo chef Coco la ripropone nella sua ricetta. Un po' di prezzemolo fresco, il mio baccalà alla vicentina. Veniamo al test di oggi. Dovrete riproporre un piatto che voi associate al vostro ricordo della trattoria, ma elaborato con tecniche e cotture di alta cucina. Avete un'ora di tempo. Dieci secondi e suono. Guidetti. Sì, chef. Vieni, se ci vuoi fare il suo piacere. Il pesce non lo vado a far cuocere così tanto. Mi piace l'attenzione che gli ha dato, i profumi. Sì, anche perché si sente, è lungo. I profumi, cioè, devi stare attento per fare veramente un grande piatto. Guidetti, sei bocciato. Va bene. Secondo me non sei riuscito ad esprimere il tuo potenziale. Lo so, chef. Prendi ansia e paura e mandale alla deriva. Vieni qua che ti saluto. Grazie, chef. Ciao, Giorgio. Fai bravo. È arrivato il giorno degli addii, anche se spero che comunque tra me e chef ci sia più un arrivederci. Mi diventi! Ciao, bello. Torno in patria, raga. Torno in patria.